Cari amiche, cari amici, ciao, benvenuti, bentrovati. Eccoci insieme ancora una volta a fare la spesa all'interno dei punti vendita, all'interno dei supermercati, alla ricerca del risparmio, ma non solo. In questi video, infatti, stiamo scoprendo insieme molti accorgimenti, stiamo svelando in retroscena, il dietro le quinte che c'è dietro il mondo del supermercato, della grande distribuzione in generale. Però una volta all'interno dei punti vendita, una volta terminata la spesa, finiti i nostri acquisti, dobbiamo recarci alla cassa per effettuare il pagamento e ricevere in cambio lo scontrino. Però prima di entrare nel vivo dell'argomento, alcune considerazioni. Innanzitutto sappiate, verificate, che le aziende commerciali pubblicizzano sempre i servizi che danno ai propri clienti e quindi ai potenziali clienti. Sicuramente i sistemi di pagamento hanno un posto di primo piano. Più ampio è il numero, il ventaglio dei mezzi di pagamento, più si dà un servizio ai propri clienti. Ebbene, nei supermercati diciamo che i sistemi di pagamento sono più ristretti rispetto ad altri. Mi spiego, io non posso pagare la spesa con un finanziamento oppure con un bonifico. Quindi il numero di possibilità che ho all'interno dei supermercati per effettuare gli acquisti a livello di sistemi di pagamento è ridotto rispetto ad altri settori, e questo diciamo una prima considerazione. La seconda considerazione che va fatta è che alcuni settori utilizzano il metodo di pagamento per aumentare i propri fatturati. Da qui si capisce ad esempio l'importanza del sistema di pagamento. Mi spiego, ad esempio, in una sala giochi, se io acquisto 5 gettoni dal valore di 1 euro ciascuno, li pago con una banconota da 10 euro, difficilmente avrò come resto una banconota da 5 euro, bensì tante monetine sempre dal valore di 5 euro. Questo per incentivare il mio acquisto d'impulso. Ho delle monetine, magari 50 centesimi, ma sì, dammi un altro gettone, dammi 2 gettoni e così via. Così le sale giochi aumentano il fatturato ed io magari ho meno soldi nel portafoglio, ho meno risparmio. Per quanto riguarda i punti vendita ai supermercati, diciamo che sostanzialmente i metodi di pagamento sono tre: sono i contanti, il bancomat e la carta di credito, anche se ultimamente sta prendendo sempre più piede la gift card, e poi vedremo di cosa si tratta. Per quanto riguarda gli articoli, diciamo gli studi su questo specifico settore, molti dicono che sono i contanti il sistema migliore per il pagamento ai fini del risparmio, perché io ho con un gesto fisico, apro il portafoglio, do i contanti alla cassiera, quindi diciamo che tra virgolette ho un dolore nel dare del denaro e quindi do più valore alle cose, quindi tendenzialmente cerco di spendere di meno. Per quanto mi riguarda, un po' la mia esperienza, un po' le convinzioni anche delle ricerche che ho fatto, è preferibile invece il bancomat. Io preferisco pagare con il bancomat, perché il contante innanzitutto devo andare presso uno sportello bancomat ed effettuare un prelievo. Poi ho dei soldi nel portafoglio contanti che sicuramente possono essere dispersi in mille rivoli, il gelato piuttosto che il giornale e così via. Quindi tendo a perdere, tra virgolette, anche in questo caso, soldi dal mio portafoglio. E soprattutto poi corro meno rischi di imbattermi in errori del cassiere o della cassiera. Chi vi parla ha fatto il cassiere e quindi ci sono degli errori, in buona fede, ma ci sono, è inutile negarlo. E quindi prediligo il bancomat, te lo preferisco al contante ma anche alle carte di credito, perché con il bancomat attraverso l'app della mia banca ho un controllo giornaliero, mentre invece con la carta di credito io posticipo, okay, il pagamento al mese successivo, e quindi se non sono bravo rischio di perdere il controllo. Quindi io per la mia spesa utilizzo il bancomat. Ecco, questo, come tutti gli altri video che ho fatto, sono suggerimenti che do, però poi ognuno è libero ovviamente di scegliere il pagamento, il metodo di pagamento che predilige. Solo vi faccio fare alcune riflessioni e soprattutto vi invito sempre, come ogni volta, a testare, a provare quello che è il sistema di pagamento più opportuno per voi ai fini del risparmio. Ma veniamo ora alle gift card, che sono praticamente delle carte prepagate in cui
io verso dei contanti al loro interno, e queste sono state introdotte dai supermercati perché hanno numerosi vantaggi, perché loro incassano prima che le gift card vengano utilizzate poi, ok? E soprattutto, tra gli altri vantaggi che hanno i supermercati, sono i residui, perché ad esempio se io ho una gift card che ha pochi centesimi all'interno, tendo poi magari a buttarla via, non utilizzarla, perché magari mi occupa spazio nel portafoglio, ma sì, sono pochi centesimi. Ebbene, sappiate che quel residuo fa molto gola alle grandi catene di supermercati che, come sappiamo, ragionano su tanti numeri, e quindi per loro è un gran vantaggio. Ecco, questa è una riflessione che volevo farvi fare. Ebbene, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se il video vi è piaciuto, mettete pure un like. Per essere sempre aggiornati sulle pubblicazioni, iscrivetevi al canale. Da Mario è tutto. Ciao, buona serata. Ciao a tutti. Ciao.